Terzo pareggio consecutivo per la Dellese, ma finalmente nel secondo tempo una squadra grintosa, una squadra che ha messo in campo un buon gioco, che ha dato la netta sensazione di poter far sua la partita. Commento di mister Di Nocenzi. Diciamo che abbiamo visto una Dellese a due facce. Primo tempo, dove si sono rivisti gli spettri delle cinque sconfitte consecutive, dove c'è stata una squadra timorosa con poca personalità. Secondo tempo, tra primo e secondo tempo, sicuramente siamo schiarite un po' le idee e la squadra è entrata con un'altra convinzione e abbiamo fatto la partita meritando sicuramente la vittoria. Al secondo tempo ho contato oltre al gol 5 occasioni limpide per noi, 0 per loro. Dobbiamo abituarci a fare in modo che i primi tempi come quelli di oggi non debbano più accadere, perché se si prende il secondo gol è finita. Possono avere influito le condizioni climatiche davvero pessime sulla prestazione? No. Il campo andava male per noi e per loro. Io ho visto il primo tempo una squadra che non voglio più vedere. Il secondo tempo però c'è stata la risposta giusta, quindi diciamo che abbiamo sbagliato strada per un tempo, poi abbiamo ripreso la strada che abbiamo intrapreso da una settimana a questa parte. Ecco, dopo tre partite possiamo fare un primo bilancio della gestione di Innocenzi, che direi, al di là dei risultati, un bilancio positivo. Si è rivista una squadra con grinta, con carattere, con determinazione, con voglia di giocare, capace di creare davvero, come dicevi prima, delle occasioni anche importanti che probabilmente non sono riuscite a essere concretizzate solo per un briciolo di fortuna che non c'è stata. Ecco, diciamo che anche sotto porta non aver concluso certe azioni importanti è anche frutto di una situazione su cui stiamo lavorando. Secondo me con maggiore tranquillità quelle palle andavano dentro. Diciamo che dobbiamo essere più cattivi sotto porta e quando abbiamo dei secondi tempi così dobbiamo chiudere le partite, perché bisogna far gol e essere più convinti, però il secondo tempo mi lascia davvero sperare. È normale, i tre pareggi è un brodino per noi a livello di pareggi, però secondo me abbiamo fatto un passo davvero enorme in avanti a livello di gioco, di squadra, di testa, e quindi mi lascia ben sperare, insomma.